Ci siamo, Sony si arrende a tutti i rumor che si sono susseguiti nelle scorse settimane fino ad oggi, comunicando qualcosina all'utenza. In particolare, durante la settimana appena trascorsa è stato pubblicato il sito ufficiale di PlayStation 5 che riporta la seguente dicitura. PS5 sta per arrivare, in arrivo durante le feste natalizie del 2020. Abbiamo iniziato a condividere alcune delle incredibili funzionalità che puoi aspettarti da PlayStation 5, ma non siamo ancora pronti a svelare completamente la nuova generazione di PlayStation. Iscriviti qui sotto per essere tra i primi e ricevere aggiornamenti non appena li annunceremo, comprese le novità sulla data di uscita di PS5, il prezzo di PS5 e i giochi di lancio di PS5. Sony ha anche confermato per l'ennesima volta tutti i dettagli relativi all'hardware di PlayStation 5 che conoscevamo già e che state vedendo adesso in sovrimpressione, tra cui spicca la retrocompatibilità con PS4. Qualcosa che si sapeva già ma che non era stata confermata ufficialmente. PlayStation 5 sarà retrocompatibile con PS4, ma probabilmente non con PS3, PS2 e PS1. Questo perché, come già detto nelle settimane scorse, PlayStation 3 è difficile da emulare perché ha un'architettura particolare ed effettivamente Sony potrebbe anche preferire somministrare i giochi per le precedenti PlayStation con PlayStation Now, un servizio che altrimenti non avrebbe neanche troppo senso. E mentre proprio la scorsa settimana, ma abbiamo preferito non comunicarvi queste notizie perché di rumor si tratta, di quei rumor più selvaggi che tutto sommato non ce ne sbatte una minchia, si dibatte su quale delle due console, PS5 e Xbox Series X, possa essere quella più potente, con alcuni che sostengono che PS5 effettivamente sia la più potente e altri invece che Xbox Series X farà il culo alla controparte di Sony. Negli ultimi giorni abbiamo avuto un parere lievemente più autorevole da parte del caporedattore di IGN Japan che ha confermato che Xbox Series X punterà molto di più sulla potenza, quindi sarà più potente di PS5, PS5 costerà di meno. D'altro canto, però, Microsoft, nella persona ormai autorevole e sempre presente di Phil Spencer, ha dichiarato che il vero concorrente di Xbox Series X non sarà PlayStation 5, ma il concorrente principale di Microsoft, anzi i concorrenti principali, saranno due, sono già due, ovvero Google e Amazon. Per Microsoft, vendere più o meno Xbox Series X di PlayStation 5 non ha troppa importanza. Microsoft è diventata dispensatrice di servizi, abbiamo visto Game Pass, abbiamo visto ci sarà anche Project X Cloud e quindi in sostanza Microsoft punta più in alto, ma non sull'hardware. Sony con PlayStation 5 dal canto suo farà un gioco più o meno simile a quello fatto con PlayStation 4, ovvero cercherà di piazzare quante più unità possibili della sua nuova console in maniera più tradizionale. A limitare la cosa, secondo quella che è l'isteria collettiva degli ultimi giorni, potrebbe essere persino, pensate, il coronavirus. Il virus che sta mietendo delle vittime in Cina e che sta infettando davvero tante persone effettivamente potrebbe rallentare la produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X, qualora effettivamente l'epidemia dovesse acutizzarsi e le industrie in Cina preposte alla fabbricazione dell'hardware per PlayStation 5 e Xbox Series X dovessero chiudere anche per solo un mese. Addirittura si rischierebbe di rinviare le console di nuova generazione al 2021, nella peggiore delle ipotesi. C'è da dire che se vogliamo umanizzare la questione e considerare la vera peggiore delle ipotesi, speriamo davvero che il virus non si acutizzi, perché a quel punto rinviare una console sarebbe il male minore. In Giappone questo rallentamento nella produzione è già effettivo per quanto riguarda la produzione di Nintendo Switch, che però, conferma Nintendo, non rallenterà nel resto del mondo, soprattutto in Occidente, ovvero Europa e Stati Uniti. Ubisoft ha annunciato che nel prossimo anno fiscale, che va da aprile 2020 a marzo 2021, farà uscire ben 5 giochi. Tre di questi sono già confermati dalla stessa Ubisoft, ovvero Watch Dogs Legion, Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine. Secondo Jason Schreier di Kotaku, insider molto affidabile, gli altri due giochi non sarebbero né Beyond Good and Evil 2 né un nuovo Splinter Cell, ma Assassin's Creed è un nuovo Far Cry, tra l'altro questo non ancora annunciato. In una mossa stealth, EA ha alzato i prezzi di tutti i suoi giochi su Steam, in modo da creare una differenza netta con i prezzi presenti su Origin, che ricordiamo è la piattaforma proprio di EA. Sembra quindi che l'intenzione di EA sia quella di richiamare gente sul proprio store piuttosto che la vendita dei singoli giochi. Questo perché, lo sappiamo ormai, EA punta molto sul suo abbonamento
aggiornamento Origin Access. Come avevamo già accennato la settimana scorsa riguardo a Xbox One, anche PS4 ha subito un netto calo nelle vendite, addirittura del 25% nell'ultimo trimestre. Comprensibile per quanto riguarda la console, visto che ormai si attende PS5, ma il calo per Sony è generale e riguarda anche, anzi molto di più, il settore cinematografico. E nel contesto delle nuove console, come si inserisce Nintendo Switch? Ne abbiamo parlato diverse volte, addirittura in un video dedicato su Player Inside 2, ma adesso è intervenuto il presidente di Nintendo sull'argomento. Furukawa prevede che l'uscita delle nuove console avrà un'influenza sugli affari di Nintendo, ma nessun impatto significativo. Tra l'altro ha anche specificato che Switch si trova a metà del suo ciclo vitale, quindi possiamo aspettarci un ricambio generazionale tra circa 2 anni e mezzo. La cancellazione di Scalebound ha spezzato il cuore di tutti, ma Platinum Games ha affermato di voler proseguire lo sviluppo. L'unico problema, secondo il producer, sarebbe Microsoft, che detiene i diritti e quindi dovrebbe concedere il permesso. Incrociamo tutte le dita che abbiamo. Un paio di settimane fa abbiamo parlato nelle news della settimana di un brevetto di Sony che permetterebbe di interagire con il controller di PS5 un po' come si fa oggi già con Alexa e Google Home. Ovvero si potrà chiedere molto probabilmente, ma per adesso è solo un brevetto, al controller DualShock 5 di risolverci o di aiutarci nella risoluzione di una parte di un gioco, qualora fossimo pippe. Ebbene, sembra che questo brevetto sia stato studiato più approfonditamente da alcuni esperti e sembra che possa indurre il giocatore a risolvere alcune parti addirittura ricorrendo alle microtransazioni. Adesso non scadiamo nel populismo e non facciamola subito semplice, effettivamente si potrebbe trattare di un aiuto in più per dei casi estremi, ovvero Alexa, incluso nel DualShock, che non è Alexa ma è una cosa simile, potrebbe aiutarci a finire una parte di un gioco. Poi qualora fossimo effettivamente intenzionati a ricorrere alle microtransazioni, sempre l'Alexa del DualShock 5 ci consiglierebbe che cosa acquistare qualora volessimo superare più agevolmente quella parte di gioco. Che cosa stanno diventando i videogiochi? A partire dal 13 febbraio fino al 20, l'Epic Games Store offrirà gratuitamente Kingdom Come Deliverance e Hades. Insomma, l'offerta dello store si rivela sempre molto interessante, soprattutto considerato che non richiede alcun abbonamento. Come forse sapete già, l'autore di Gears of War è Cliff Bleszinski, la cui carriera è poi andata in un'altra direzione. Adesso però Bleszinski si è proposto di collaborare con Microsoft per Gears 6. Con un tweet ha addirittura affermato di avere già pronte 3 pagine di note e idee. Beh, caro Bleszinski, speriamo di vederti nei crediti del prossimo Gears. Nonostante siamo già quasi a metà febbraio, sembra proprio che BioWare non abbia ancora rimosso le decorazioni natalizie da Anthem. Questo sicuramente non è un buon segno, l'impressione è quella di un gioco abbandonato. A meno che BioWare non voglia tenersi già pronta per il Natale 2020, ma purtroppo non è così. Reduce dal successo a quanto pare inaspettato, o non del tutto aspettato, da parte di Activision per Call of Duty Mobile, la stessa Activision si è detta entusiasta della piattaforma mobile e di averla presa adesso come piattaforma di riferimento. Ma no, non consideriamo la piattaforma mobile come quella di riferimento, per favore. Comunque Activision ha anche dispensato una buona notizia al suo pubblico più nostalgico, dell'era della prima PlayStation per intenderci, poiché la compagnia americana ha dichiarato che i remake e le remastered adesso sono un pilastro della propria economia. E a tal proposito Activision ha fatto sapere che arriveranno altri remake e altre remastered nel corso del 2020. Secondo uno studio di MBLM, il marchio preferito di console dei millennial è PlayStation. Per intenderci, i millennial sono i nati dagli inizi degli anni 80 alla fine degli anni 90, ovvero la mia generazione. Invece Xbox sarebbe il brand preferito dalla generazione Z, ovvero i nati intorno agli anni 2000 e successivi. Dai confronti con il pubblico sinceramente non riscontriamo questa preferenza, ma probabilmente ci saranno delle differenze territoriali nello studio, i cui risultati pubblicati al momento sono ancora parziali. Si ritorna a parlare non senza preoccupazione di microtransazioni, così come preoccupati per le tasche dei propri clienti e per le proprie sono stati 2 avvocati di Parigi che hanno chiamato in causa, hanno citato in tribunale sperando che si presenti Electronic Arts per le microtransazioni in FIFA con il FIFA Ultimate Team. Se ne è parlato tanto, in Belgio e in Olanda è già ritenuto gioco d'azzardo e l'Inghilterra ci sta lavorando e anche Parigi a quanto pare si sta muovendo, nella persona di 2 avvocati che hanno fatto l'interesse di un cliente che avrebbe speso 600 euro circa in microtransazioni, spacchettamenti in FIFA Ultimate Team senza ottenere i suoi
ai giocatori desiderati e senza quindi rendere più forte la propria squadra. Tu puoi spendere anche 2-3 mila euro, e conosco amici che ne hanno spesi ben di più, ma non ottenere mai il tanto agognato Cristiano Ronaldo o qualcuno anche solo che ci si avvicini. E quindi per alcuni può diventare anche una sorta di dipendenza, spacchettiamo finché non troviamo il campionissimo, perché di acquistare con i crediti in game, sudandomeli faticosamente, non ne voglio proprio parlare. Di fatto però, in difesa di Electronic Arts, possiamo dire che è appunto possibile acquistare i campioni anche con i crediti in game. Ma ci vogliono davvero tanti crediti in game per ottenere un Cristiano Ronaldo, per dirne uno. Insomma, l'eterna diatriba sulle loot box, che alcune volte a quanto pare hanno gli estremi per essere considerate vero e proprio gioco d'azzardo, in altri casi no, ma ci sono sempre le attenuanti. Fateci sapere che cosa ne pensate, anche se questo argomento l'abbiamo discusso tante volte sia su questo che sull'altro canale, però ci fa sempre piacere sapere la vostra. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accordato la vostra gradita preferenza, e vi auguriamo una buonissima domenica. E vi diciamo che sì, anche per questa settimana abbiamo girato le news della settimana con il green screen, ma siamo già in studio. Alcuni che avranno visto le nostre storie su Instagram sapranno già tutto. Tuttavia stiamo aspettando di utilizzare al meglio le nuove apparecchiature per poter trasmettere, per poter fare le news dal nuovo studio con le nuove scenografie. Intanto oggi pomeriggio arriverà Annunci Lolli, che è stato girato invece nella sala apposita del nuovo studio. Le news magari già la prossima settimana. Alla prossima!